secondo lei Calderoli si dovrebbe dimettere? Dovrebbe averlo già fatto da un pezzo, perché farà? È incompatibile, io non sono nella sua testa, né voglio esserci. Sì. Calderoli rappresenta vicepresidente del Senato, quindi rappresenta un'istituzione, è un uomo politico, perciò in quanto uomo politico e uomo pubblico deve pesare le sue parole prima di esternarle. Calderoli è libero di avere qualunque forma di discriminazione nella sua, come dire, nella sua area privata. Lui può benissimo non apprezzare i neri, i rossi, i verdi, gli arancioni. Non che sia questa una cosa che io condivido, che ovviamente non condivido, ma d'altronde ognuno nel proprio spazio privato può fare quello che vuole. Ma lui, in quanto uomo pubblico, politico, vicepresidente di un'istituzione importante come il Senato, beh, penso che prima di associare certi termini a delle persone debba farsi un esame di coscienza. Se si giura fedeltà alla Costituzione italiana, nel momento in cui ricopri una carica importante come quella al Senato, non puoi tradire immediatamente il giuramento. Se nella Costituzione italiana c'è il rispetto per le persone, l'uguaglianza uomini, donne, l'uguaglianza per i diritti di religione, di provenienza, di fede, se sei bianco, nero, bambino, cioè non puoi continuare a ricoprire il ruolo se hai tradito quel giuramento. Che cosa ha colpito di più di questa storia? Le ultime dichiarazioni di un assessore, mi sembra, non mi ricordo di quale città, che ha detto che chiedeva scusa agli Orango per averli paragonati. Questa è ancora più grave, quindi non solo non si sono prese, diciamo, decisioni drastiche nei confronti del primo, ma si sta tollerando che la cosa degeneri ancora di più. Quindi questo paese non può accettare questo razzismo ormai proprio evidente, non è più sotterraneo, è evidente, con una prepotenza che non ha più. Io sono fuori di me, fuori di me.